Ma è andata male, nel senso che il consiglio comunale di Scalea è veramente scaduto a dei livelli che inimmaginabili. Questo a prescindere da ogni valutazione politica, ma io mi riferisco a come viene condotto, i toni con cui viene condotto il consiglio, i contenuti mai affrontati, mai voluti affrontare in realtà dalla maggioranza, che cerca lo scontro in maniera puerile a volte, addirittura arrivando anche a fare di alcuni consiglieri comunali oggetto di scherno. Questo è un atteggiamento poco rispettoso nei confronti dei consiglieri medesimi, in quanto proviene tra l'altro da altri consiglieri comunali che dovrebbero invece avere il massimo rispetto per ciò che fanno e per ciò che rappresentano. Detto questo, ieri è emerso in maniera palese tutta la fragilità e la pochezza e la inconsistenza di questo sindaco e della sua amministrazione. Se io non fossi un addetto ai lavori, quindi un consigliere comunale, ma se fossi un operatore turistico, un commerciante, un artigiano, una persona che assiste come interessato ai lavori del consiglio, sentendolo parlare del problema della spazzatura, io sinceramente sarei fortemente preoccupato dall'avere purtroppo questo sindaco che si trincera dietro pastoie di iter burocratico, e questo ripeto una frase sua, per giustificare quanto sta avvenendo ed è sotto gli occhi di tutti per quanto riguarda il problema della spazzatura. Viene a scusarsi in consiglio comunale, che ben vengano le scuse, ma quando si procurano dei danni come l'estate del 2011 e come quella che ci appresteremo purtroppo a vivere, delle sue scuse per aver ritardato la differenziata, l'avvio del progetto della differenziata, non bastano più le scuse, ci dovrebbero essere dei gesti conseguenti ai suoi gravi errori, gravi perché la differenziata era un progetto già finanziato, e anche quello delle isole ecologiche. Non solo, lui dice, continua a sostenere che vi sono delle pastoie burocratiche relative al fatto che oggi la Regione Calabria ha una gestione ordinaria, e quindi mentre l'anno scorso gli è stato possibile immediatamente avere una stazione differenziata per mettere, come dire, per pulire le strade e metterle la spazzatura in attesa di essere conferita in discarica, oggi questo non lo può ottenere perché ci sono degli iter burocratici. Allora mettiti la fascia e vai lì a bussare alla porta con insistenza perché rappresenti il comune fin quando non ti danno questa autorizzazione, cosa che lui non intende fare perché probabilmente non vuole fare, perché lui non merita di essere il sindaco di Scalea. Questo.